Nino La Spina, presidente Umpli, ricordo che le prologo già in passato hanno fatto tutto un grosso lavoro anche loro, insomma, sui cammini. Mi ricordo anche un incontro sul cammino di Santa Barbara in Sardegna. Poi hanno fatto iniziative interessanti come quella che stanno facendo sui cammini francescani. Prego, la parola a Nino La Spina. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Paolo Piacentini con il quale abbiamo collaborato nell'anno dei cammini in modo molto attivo. Ringrazio Stefano Mantella e l'Agenzia del Demanio per la lungimiranza e la volontà di portare avanti questo progetto, anzi questi progetti, che sicuramente si inquadrano in quello che sono le necessità, di sviluppo dei territori. Le Proloco rappresentano sicuramente nell'ambito dei cammini il punto di riferimento principale per quanto riguarda l'accoglienza nel territorio e in questo senso ecco, si inquadra molto bene con quello che prima diceva Antonio Sanchez Fraga. Cioè, poter avere un punto di riferimento che possa accogliere, che possa dare l'informazione, che possa rendere il cammino sicuramente in modo più agevole, più collegato con quello che è la storia del territorio, perché trovare dei punti di accoglienza che possano diventare anche il punto di trasmissione della storia di quel territorio. Ecco, questo è quello in cui si inquadra la nostra organizzazione. Noi abbiamo un grande progetto nazionale che è quello di cammini italiani.it, che è il luogo di raccolta di tutti i cammini a livello nazionale e con il quale abbiamo instaurato tutta una serie di collaborazioni per essere sempre diciamo, a fianco di tutte quelle realtà che dei cammini hanno fatto realmente una loro missione importante e che hanno la necessità di avere dei punti di riferimento specifici. In tutto questo si inquadra il nostro lavoro e lo facciamo sicuramente con grande passione, con grande attenzione, anche per la nostra, diciamo, distribuzione, perché in effetti rappresentiamo in Italia 6.300 località, quindi diciamo che siamo presenti un po' in tutte le località di interesse. Prima Stefano citava anche il nostro cammino che abbiamo creato 8 anni fa, che riguarda appunto il cammino da Francesco a Francesco, questo collegamento da Roma ad Assisi. E saluto la sindaca con la quale ogni anno condividiamo questo momento di arrivo durante i festeggiamenti proprio del santo e che riguarda proprio il culmine del nostro cammino che attraversa più di 5 cammini in cui realmente passiamo il nostro testimone diciamo, da cammino a cammino perché passiamo dal cammino di San Benedetto a quello di Francesco e tanti altri. E attraversando luoghi strepitosi dalla Valle Santa a tutta la parte chiaramente Lazio e Umbria. Quindi il nostro compito è quello di attrezzare meglio i punti di riferimento per i camminatori e questo progetto sicuramente si inquadra in quello che può essere l'occasione per le nostre realtà che nel tempo si stanno attrezzando anche attraverso nuovi strumenti di sviluppo e anche qui ringrazio l'intervento e il sostegno di Marco Morganti che di fatto è realmente vicino perché poi a noi servono le risorse e in questo senso risorse sia pubbliche che private, quindi il sostegno degli istituti di credito è fondamentale e così come deve essere anche quello dei comuni che poi in effetti sono la parte nodale di queste realtà perché i comuni dovrebbero sostenere al meglio le iniziative che vengono dalle associazioni. Questo lo chiedeva prima il ministro, lo chiedeva il direttore generale del ministero perché in effetti noi mettiamo a disposizione tutta la nostra
forza di volontari a supporto del sistema paese, però ecco, abbiamo bisogno anche di supporto operativo e finanziario per sostenere un po' tutti i nostri sforzi. Quindi grazie ancora a tutti quelli che hanno qui dato il loro contributo, una giornata veramente straordinaria, perché realmente mette a sistema intanto tutta una serie di idee, mette in rete una serie di soggetti che possono realmente creare movimento turistico, e specialmente in questo momento è fondamentale tutto questo, perché dobbiamo assolutamente ripartire, e dobbiamo ripartire appunto dal territorio, dobbiamo ripartire dai borghi, dobbiamo ripartire da quello che è la nostra forza, che è la forza di una grande presenza di bellezze sparse su tutto il territorio, che dobbiamo sempre più valorizzare. Grazie. Grazie.